Pace a voi tutti. Carissimi ragazze e ragazzi che state per iniziare la grande avventura del nuovo anno scolastico. Stimati docenti, presidi, laboriosi collaboratori scolastici, anche a voi rivolgo il mio saluto all'inizio di questo anno. In modo particolare aggiungo al saluto anche le famiglie dei nostri ragazzi, dei nostri giovani, che in questo momento allargano la loro familiarità alla scuola. E la scuola si apre ad accogliere i ragazzi, le ragazze, i giovani, le giovani, insieme alle ansie e alla collaborazione delle famiglie. Non parliamo soltanto del rapporto scuola-famiglia. Parliamo e speriamo di creare una unica famiglia che si qualifica con l'aggettivo scolastico, ma che porta con sé l'ansia, la preoccupazione e la gioia di essere insieme comunità educante ed educativa. Cari ragazzi, carissimi giovani, cosa dico a voi che state per iniziare questo anno diverso? Dico innanzitutto che il rispetto rigoroso delle regole che troverete, già conoscete, per vivere la scuola in presenza sono una palestra. Una palestra perché insieme impariamo, imparate a preoccuparci dell'altro. Sì, perché queste regole servono a creare questa preoccupazione per il bene degli amici, dei fratelli, dei genitori, dei nonni a casa. È tempo prezioso per imparare a preoccuparci degli altri. È ancora una palestra, perché il rispetto di queste regole rendono la comunità scolastica una comunità che vive nella società civile e collabora al bene della società civile. Perché una scuola che vive questo tempo nel rispetto delle regole e conservando il più possibile la salute dei suoi membri, è un contributo unico alla salute e al buon andamento della vita sociale e civile. Ma in ultimo, cari amici, è una palestra, perché ognuno di voi, ognuno di noi si tempra, si rafforza nel carattere, nella determinazione, perché la persona ha bisogno di temprarsi per non lasciarsi andare alla casualità dei gesti e delle azioni. No, cari ragazzi, cari giovani, non lasciate nulla al caso, ma ogni vostro gesto segua sempre una riflessione, una convinzione e abbia uno scopo definito. Certo, siamo stretti, siete stretti tra due posizioni. Quella che è stata chiamata la DAD, didattica a distanza, la fatica della DAD. E dall'altra parte la paura della didattica in presenza. Fatica e paura.
Possiamo iniziare l'anno scolastico così, pensando alla fatica della DAD e alla paura della presenza? No. No. Mettiamo in secondo piano questa fatica e questa paura e iniziamo con un senso di gioia perché vi ritrovate insieme. Perché mi metto anch'io. Ci ritroviamo insieme. La DAD è per ritrovarsi insieme. La presenza è gioire dello stare insieme. È più facile gioire, è più facile incontrarsi, è più facile trovare motivazioni belle per l'apprendimento nel guardare in faccia i propri insegnanti, nel guardarsi e scherzare e anche gioire e constatare la crescita dei compagni, degli amici, delle amiche, una crescita culturale, ma anche una crescita fisica. Voi non ve ne accorgete, ma in questi anni voi crescete anche fisicamente e vi ritrovate uguali e diversi, in una nuova bellezza, la bellezza della scienza, la bellezza della giovinezza. E tutto questo si gode ritrovandosi insieme. E allora, carissimi amici tutti, vi do una parola di incoraggiamento e di speranza. Riusciremo comunque a essere una comunità educante ed educativa che diventa tale anche all'interno della società civile. È educante ed educativa per se stessa ed è educante ed educativa per la comunità. E tutti, tutti, dai ragazzi al personale di collaborazione, contribuiscono a formare questa comunità educante ed educativa. La società vi guarda. Sì, tutti vi guardiamo, perché cerchiamo di darvi tanto, ma siamo sicuri di ricevere dalla vostra vita scolastica, dalla vostra gioiosa, giovanile vita scolastica, molto di più. Voi siete il cuore pulsante speranza per il nostro paese. Buon anno scolastico e Dio vi benedica.